Buongiorno a tutti. Al Consiglio dei Ministri di oggi abbiamo adottato i due decreti legislativi di semplificazione fiscale che poi passeranno anche al parere delle commissioni in Parlamento, una grande opera di semplificazione, uno Stato che è finalmente amico del cittadino, vicino al cittadino. A partire dal 2015 oltre 30 milioni di italiani riceveranno a casa la dichiarazione dei redditi precompilata dallo Stato. Ovviamente potranno essere rinviate con eventuali correzioni se i cittadini dovessero incontrare delle difformità o dovessero aggiungere altri elementi. Se invece la dichiarazione dei redditi, così come arriva a casa, è considerata corretta, finisce la possibilità di un'ulteriore contestazione in un secondo momento, si pagano le tasse e da quel punto in poi si possono dormire sonni tranquilli nei mesi e negli anni successivi senza possibilità di successivi ricorsi. Un'opera quindi di semplificazione che chiaramente renderà la vita più facile ai pensionati, ai lavoratori dipendenti. Un'opera di semplificazione che non riguarderà soltanto la dichiarazione dei redditi, ma che sarà a tutto tondo, dai professionisti alle società tra professionisti. Inoltre inizierà anche il percorso di riforma del catasto con l'istituzione delle commissioni che andranno a rivedere appunto i parametri, andando a rivedere il catasto. Nel corso del Consiglio dei Ministri abbiamo anche approvato un decreto legge del Ministro Orlando per rispondere alle contestazioni della Corte di Giustizia europea, quindi per metterci in regola ed evitare eventuali procedure di infrazione. E abbiamo provveduto poi all'attribuzione delle deleghe ai viceministri, sia al Ministero degli Esteri, Ministero dell'Economia, dello Sviluppo Economico, dell'Agricoltura, della Giustizia, quindi avrete tutto l'elenco dei viceministri a cui sono state attribuite oggi le deleghe. Sono state confermate quindi dopo il parere che è stato espresso anche da ANCI e Conferenza Stato-Regioni, anche di Scalera per l'Agenzia del Demanio, dottor Scalera per l'Agenzia del Demanio e la dottoressa Orlandi per l'Agenzia delle Entrate, e abbiamo anche la nomina come capo del Dipartimento per l'Organizzazione della Giustizia del Presidente Barbuto, che come sapete ha fatto in questi anni un ottimo lavoro presso la Corte d'Appello di Torino di riorganizzazione, di velocizzazione e efficientamento per quanto riguarda i processi civili. Sappiamo che è una delle eccellenze italiane per i tempi della giustizia civile, quindi sicuramente arriverà un contributo importante anche da parte del Presidente Barbuto. E mi sembra che queste siano state le nomine effettuate oggi. Controllo, perché avevamo forse un'altra nomina. Sì, abbiamo conferito l'incarico anche al generale di Corpo d'Armata Ugo Zottin come vicecomandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Quindi queste sono le nomine che abbiamo affrontato oggi. Se ci sono domande, richieste, approfondimenti. Volevo capire sui decreti sulla pubblica amministrazione se sono stati inviati al Quirinale oggi per la firma del Presidente della Repubblica. Noi, sapendo che probabilmente sarebbe stata posta questa domanda, abbiamo apposta il Ministro Madia, che chiaramente ha seguito il provvedimento, il decreto legge, avendolo così, essendo l'estensrice. Tra l'altro ci tengo a stare a questa conferenza stampa anche perché il decreto legislativo che ha raccontato Maria Elena di semplificazione fiscale, ci sono tantissime semplificazioni fiscali, a mio giudizio è anche un completamento del percorso di riforma della pubblica amministrazione avviato nel precedente Consiglio dei Ministri. Il testo del decreto sulla pubblica amministrazione, quindi vengo alla sua domanda, che è un decreto molto corposo e importante, sta finendo l'iter di coordinamento formale. Quindi io credo che già oggi o al massimo lunedì verrà firmato dal Presidente della Repubblica. Domanda
Io sono anche a disposizione per eventuali domande sul decreto della pubblica amministrazione. La settimana scorsa non ero alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, quindi se volete sono qui. Buongiorno, Livia Michilli, Sky TG24. Allora ne approfitterei. Se può entrare un po' più nel dettaglio e spiegarci le ragioni di queste difficoltà. Sono di questo ritardo, ecco, sui decreti, se sono problemi di coperture o di che altro genere? Ma guardi, nessuna difficoltà, tutto quello che abbiamo detto è nel provvedimento. Tra l'altro, da quando io ho memoria, insomma, da prima che fossi al governo, i tempi poi di coordinamento formale, a maggior ragione quando sono provvedimenti così corposi e complicati, sono di questo tipo. Quindi nessuna difficoltà, semplicemente un normale iter di coordinamento di un testo. E il fatto che non ci siano difficoltà lo testimonia anche che tutte le cose che abbiamo detto sono nel decreto senza alcun cambiamento, alcuna modifica. No. Laura Cannavò, TG24, è vero che è stato spacchettato, cioè che è stato suddiviso perché conteneva moltissimi provvedimenti, anche ambiente e quant'altro? Sì, questa è una cosa che avevamo già deciso nel Consiglio dei Ministri del 13, abbiamo una parte che sarà la parte sulla pubblica amministrazione che è divisa dalla parte competitività, quindi saranno due decreti. Al Ministro Boschi Augusto Cantelmi, TV 2000, per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi precompilata, deduzioni e detrazioni fiscali, sono presenti oppure spettano al contribuente? Detrazioni e deduzioni, diciamo che sono in questo momento necessari eventuali interventi aggiuntivi del contribuente che non siano a conoscenza della pubblica amministrazione o perché già in possesso delle banche dati o perché fornite dal sostituto d'imposta. A partire dal 2016 ci sarà un ulteriore miglioramento e semplificazione per il contribuente perché il tesserino sanitario, da cui noi sappiamo quando andiamo in farmacia per esempio ad acquistare i medicinali, o possiamo immaginare in futuro addirittura possa essere utilizzato per tutte le spese mediche, anche quando vado da uno specialista e devo pagare quanto dovuto al medico, viene in qualche modo ricollegato al tesserino sanitario e quindi a quel contribuente, per cui sarà anche più facile a quel punto per la pubblica amministrazione avere tutti i dati e coprire anche quella parte già nella dichiarazione precompilata. Aggiungo solo che sono stati in questo Consiglio dei Ministri fissate le date dei prossimi quattro Consigli dei Ministri, la prossima è il 30 giugno, poi il 10 luglio, il 21 luglio e il 31 luglio. E allora volevo capire, la riforma della giustizia troverà posto quindi in quello del 30 giugno? Sì, la riforma della giustizia dovrebbe andare in quello del 30 giugno, così come avevamo annunciato, ci eravamo impegnati a presentare la riforma della giustizia entro il mese di giugno e entro il mese di giugno, quindi il 30, andrà anche poi il provvedimento sul terzo settore che con il Ministro Poletti stiamo ultimando dopo il mese di consultazione che c'è stato rispetto alle linee guida che già il Governo aveva presentato il 12 di maggio. Agenzia Vista, una domanda un po' più politica, si parla oggi molto di questo incontro mercoledì con i grillini sulle riforme, ecco, ci può anticipare che margini ci sono di una trattativa sulle riforme da voi incardinate dopo la proposta grillina? Per ora la proposta del Movimento 5 Stelle ha riguardato la legge elettorale, ieri c'è stata un'apertura informale attraverso il blog anche sul tema delle riforme, però non sono stati dati elementi puntuali, precisi in questo momento. Quindi credo che sia giusto aspettare l'incontro di mercoledì in cui ci sarà modo di confrontarci, quindi di andare poi nel dettaglio delle proposte.
Noi sappiamo che c'è un iter che è già iniziato, che per fortuna è a buon punto ormai in Commissione al Senato sulle riforme costituzionali, quindi chiaramente c'è un impianto che terrà conto anche con gli emendamenti che verranno presentati in queste ore dai relatori, del lavoro che è stato fatto dalla Commissione, anzi devo ringraziare i relatori, in particolar modo ovviamente la Presidente Finocchiaro per il lavoro che è stato fatto anche in questo periodo e che chiaramente porterà delle modifiche, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio rispetto al testo iniziale del Governo. Su questo dovrà poi inserirsi eventualmente un confronto con il Movimento 5 Stelle. Lo stesso vale per la legge elettorale, in cui a maggior ragione, avendo un testo che è già stato approvato dalla Camera, chiaramente c'è un punto di partenza importante che non può essere trascurato nel confronto. Poi ovviamente siamo interessati ad ascoltare le loro proposte, quindi vedremo. Ovviamente si va a un incontro se c'è, diciamo, questa disponibilità a confrontarsi e anche a valutare le proposte, i suggerimenti di modifica che possono esserci. Non credo che sia pensabile, arrivati a questo punto, dopo mesi di lavoro che hanno coinvolto il Parlamento, ricominciare da capo, perché non sarebbe serio nei confronti dei parlamentari che hanno lavorato in questi mesi e nemmeno nei confronti dei cittadini che comunque hanno anche scelto un certo modello e che l'hanno confermato a mio avviso anche con il voto di maggio, perché comunque in qualche modo hanno apprezzato un lavoro fatto su una legge elettorale, per esempio, che garantisca un vincitore, che garantisca una certezza del risultato e che metta nelle condizioni di poter lavorare, di portare avanti il proprio programma di governo e di riforme con stabilità chi vince. Quindi questi sono secondo me degli obiettivi importanti che non possiamo rimettere in discussione. Beh, come sapete bene, il Presidente del Consiglio ha risposto alla lettera del Movimento 5 Stelle perché era stata indirizzata direttamente a lui come Presidente del Consiglio, poi però nel contenuto c'era un po' di confusione se il Movimento 5 Stelle era interessato, diciamo, al rapporto con il Governo o con il Partito Democratico, quindi con i gruppi parlamentari e con il partito, riconoscendo ovviamente il risultato elettorale del Partito Democratico, che è stato un po' il punto di partenza di questa apertura del Movimento 5 Stelle. Quindi attendiamo una risposta puntuale dal Movimento 5 Stelle, dopodiché verrà decisa la delegazione che andrà all'incontro con il Movimento 5 Stelle. A questo punto chiaramente sarà una scelta nostra, così come loro hanno individuato la loro delegazione. Ministro, Marco Villesci, Repubblica TV. Volevo sapere se i numeri del nuovo Senato saranno più o meno quelli che girano in queste ore, cioè 100 senatori, di cui 80 scelti a livello regionale e 20 sindaci, e se ci sarà anche una riduzione del numero dei deputati, se su questo sono accorti. Allora, chiaramente dobbiamo attendere ancora qualche ora, ma si tratta veramente, a mio avviso, credo, di ore per avere la proposta dei relatori, che tiene conto appunto di un lavoro che è stato fatto in Commissione e con tutti i gruppi parlamentari, con i vari partiti, anche negli incontri che abbiamo condotto nelle settimane precedenti, in questi ultimi giorni anch'io chiaramente in prima persona. Come era emerso già dalle fasi iniziali, ci sarà una riduzione della componente dei sindaci, quindi aumenterà la componente invece dei consiglieri regionali, quindi dei rappresentanti dell'istituzione regione, e dovrebbe essere ridotto anche il numero complessivo dei membri del Senato, quindi ulteriormente rispetto alla proposta iniziale del Governo. Mentre per quanto riguarda la Camera dei Deputati, ci sono degli emendamenti che sono stati già presentati da alcuni senatori, ma non rientrano nel progetto di riforma del Governo e non credo che ci saranno emendamenti dei relatori su questo. I senatori nominati dal Presidente della Repubblica rimangono e in quel numero? Come uso sempre il condizionale, per correttezza nei confronti di emendamenti che sono predisposti dai relatori e non dal Governo, quindi chiaramente dobbiamo aspettare che siano presentati da loro. Ragionevolmente ritengo che verrà ridotto il numero dei senatori di nomina presidenziale, perché era una delle indicazioni che era emersa nel lavoro in Commissione, e rimarranno però anche i senatori di nomina presidenziale. Credo però che questo, diciamo, verrà poi dimostrato, penso, dal lavoro dei prossimi giorni in Commissione,
che, come ha sempre ribadito il governo fin dalla presentazione della propria proposta, c'è stata una grande apertura, una grande disponibilità al confronto e all'ascolto. Quindi tutta la fase di consultazione che il governo ha avuto sia prima dell'approvazione finale in Consiglio dei Ministri, sia successivamente con i parlamentari, con dei vari partiti ovviamente, sia con anche i costituzionalisti, quindi gli esperti della materia, poi sono stati anche recepiti in parte nel lavoro dei relatori e poi nel lavoro che proseguirà ovviamente con i lavori parlamentari. Quindi sicuramente non è stata una consultazione, un confronto formale di facciata, ma come abbiamo sempre detto, nel merito puntuale di contenuto. Restano però quelli che sono gli obiettivi, le linee guida fondamentali, i cosiddetti paletti che il governo aveva presentato fin dall'inizio e che per noi erano proprio qualificanti di questa proposta, qualificanti questa riforma, cioè un rapporto fiduciario che con il governo esclusivamente della Camera dei Deputati, il superamento del bicameralismo perfetto, un Senato che sia rappresentativo delle autonomie, quindi delle regioni e dei comuni con un'elettività di secondo livello, e poi il superamento delle province, l'abolizione del CNEL e una forte revisione, riforma del titolo quinto e quindi delle competenze Stato-Regione. Questi che erano i punti fondamentali della nostra proposta dovrebbero restare anche e essere coerenti anche con il lavoro che verrà presentato dai relatori. Buongiorno Ministro, Sonia Bonini, News 24. Mi scusi, forse io mi ricollego con le domande dei colleghi. Ieri il Movimento 5 Stelle ha sciolto la riserva sulla formula. Hanno detto: per noi l'incontro con il Presidente del Consiglio sarà con il Presidente del Consiglio e con il Governo. Dunque ci si chiede se poi sarà effettivamente Matteo Renzi a condurre la trattativa. E altra questione è: l'incontro verrà mercoledì, se non erro alle 12 si chiude la finestra per poter presentare emendamenti. Questo non va a detrimento della possibilità che questo incontro sia effettivamente fattivo, scusi il gioco di parole? Allora, credo di aver risposto prima all'altra collega. Noi individueremo a questo punto la delegazione nei prossimi giorni, quindi sarà il Presidente del Consiglio ovviamente poi a individuare la delegazione che incontrerà il Movimento 5 Stelle, quindi lo definiremo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la coincidenza, ovviamente non abbiamo ancora fissato l'orario di mercoledì, quindi non so esattamente in quale orario avverrà l'incontro. Credo che non sia un problema, innanzitutto perché nella richiesta di incontro si faceva riferimento esclusivamente alla legge elettorale, quindi chiaramente il tema delle riforme costituzionali e i lavori della Commissione al Senato non dovrebbero essere in qualche modo toccati da questo incontro, perché è stato chiesto con un'altra finalità, con un altro obiettivo. Ma immaginando che si possa affrontare anche il tema delle riforme costituzionali, perché chiaramente non c'è una chiusura, una preclusione, se il Movimento 5 Stelle vorrà allargare il campo lo faremo, sappiamo benissimo che tuttora c'è tempo per il Movimento 5 Stelle per presentare eventuali ulteriori subemendamenti, oltre a quelli che hanno già presentato in Commissione, quindi presenteranno le loro proposte, quello può essere diciamo eventualmente la cassetta degli attrezzi delle proposte del Movimento 5 Stelle. E da un punto di vista strettamente tecnico, poi insomma vediamo quanto poi andrà ad incidere, sappiamo che sia i relatori che il governo tecnicamente possono sempre presentare emendamenti anche in un secondo momento, perché non ci sono preclusioni, e poi c'è l'aula, questo si tratta di un lavoro di commissione, e poi c'è l'aula, quindi tecnicamente è tutto fattibile, bisogna capire nella sostanza se è condiviso innanzitutto un percorso di riforme, quindi se c'è una volontà davvero di partecipare a una trasformazione, a un cambiamento del Paese, o si rimangono su posizioni di conservazione come è stato fatto finora sul tema delle riforme costituzionali, e poi se vengono condivisi gli obiettivi di questa riforma ovviamente. Ultima domanda. Sì, una delle cose che i grillini contestano di più nella legge elettorale approvata dalla Camera sono le liste bloccate. Mi chiedevo se è un punto che potrebbe essere rivisto nella trattativa che si apre la prossima settimana. Beh, io credo che tutti i punti possano essere, non tutti i punti, diversi punti possano essere rimessi in discussione, ed eventualmente anche questo. Io credo però che ci sia
a monte un impegno che il Partito Democratico, quindi qui parlo di partito essenzialmente perché nella legge elettorale è un lavoro che ha riguardato essenzialmente i gruppi parlamentari, i partiti, oltre che il governo, c'è un accordo già esistente tra le forze di maggioranza e Forza Italia. Quindi noi dobbiamo innanzitutto rispettare quell'impegno, per cui eventuali modifiche, eventuali suggerimenti di modifica che dovessero arrivare dal Movimento 5 Stelle saranno prese in considerazione, ma solo se c'è una condivisione con le altre forze che già hanno approvato la legge alla Camera, che hanno finora contribuito in modo effettivo al processo di riforme, non soltanto per la legge elettorale, ma anche per le riforme costituzionali. Non si cambia partner, diciamo così, all'ultimo momento, quando c'è un percorso serio di riforme che, come ripeto, ha impegnato non solo il governo, ma i gruppi parlamentari in questi mesi. Grazie, grazie a voi, buongiorno.